Sabato 16 febbraio, nell'auditorio municipale di Volpago del Montello, gli amici della storica Lancia, ingegner Pierugo Gobbato e l'amministrazione comunale hanno conferito a Rudy Dal Pozzo la cittadinanza onoraria di Volpago del Montello. Navigatore ufficiale di Opel Italia e coordinatore della squadra rally Opel sui campi da gara, ha iniziato a correre nel 1972, conquistando ben 7 titoli con 3 diversi piloti. L'incontro è stato condotto insieme al direttore di Autosprint Andrea Cordovani e da Francesca Pasetti, storica appassionata ai motori e della Lancia in particolare, comunemente conosciuta nell'ambiente con il nome di Lady Fulvia, coautrice, insieme a Rudy, del libro Il lato B dei miei rally. Per me questa è una forse la più bella vittoria, perché è una grande vittoria non dal punto di vista prettamente sportivo, è una vittoria della vita, quindi è veramente veramente importante, per me ha un significato doppio. Oltre a quelli sportivi c'è anche quest'altro significato di cui ho parlato. Ora sono cittadino onorario veneto di Volpago del Montello, ho sempre corso con piloti veneti, amo il Veneto e di questa cosa qui sono grato a tutti quelli che hanno permesso di arrivare a questo punto, a cominciare dal sindaco, al presidente amici della storica Lancia di Ugo Gobbato, a tutti quanti. Grazie, grazie veramente a tutti. Diciamo che Volpago ha avuto la fortuna di avere fra i suoi concittadini l'ingegnere Ugo Gobbato, che è stata una figura di grandissimo rilievo per l'Alfa, e poi il figlio Pierugo Gobbato, che è stato, ricordo, uno dei progettisti della Lancia Stratos. Da questo è nato il club Amici della Storica Lancia e un collegamento diretto con tutte le varie figure del mondo automobilistico. Poi con Rudy Dal Pozzo in maniera particolare ne è nato un feeling, immediatamente un rapporto, un'amicizia diretta con una persona che ama Volpago, viene e partecipa a Volpago a tutti gli incontri, a tutte le occasioni, quindi ci sembrava doveroso onorarlo con la cittadinanza. Beh, sicuramente l'eredità storica noi abbiamo, che è quella della memoria di l'ingegnere Pierugo Gobbato, un grande manager, un grande ingegnere, un grande direttore, un grande progettista, ha diretto la nascita della macchina più bella del mondo, che è la Lancia Stratos. Inoltre noi siamo legati al padre Ugo, e quindi il grande direttore del Alfa Romeo, che praticamente Ferrari lo definì il suo maestro. Il tutto si sta concretizzando con un grande museo per la raccolta di personaggi storici, non solo, ma Volpago sta portandosi verso il club ristretto delle città dei motori come Maranello, Torino, Milano. Quindi abbiamo tutti i presupposti e anche la responsabilità storica di portare avanti un grande progetto, ma non per noi, per le altre future generazioni. Beh, Rudy è un amico eccezionale, un personaggio che ha una carriera invidiabile, ha fatto tantissime cose, ha avuto successo in tantissimi campi, ma allo stesso tempo sa essere un amico sincero, semplice, umile, e quindi non si può che volergli un gran bene. Si è avvicinato al mondo della Lancia grazie ad aver conosciuto me, che l'ho un po' trasportato in questo club, e fino ad arrivare a questo coronamento con la cittadinanza onoraria di Volpago del Montello. Quindi che dire, sì, l'ho conosciuto 5 anni fa, in 5 anni abbiamo fatto tantissime cose insieme, abbiamo anche prodotto un libro di grande successo, perché possiamo dire benissimo che è un best seller in questo campo, perché abbiamo avuto grandissime soddisfazioni. Oggi abbiamo avuto qui presenti campioni importanti del rallismo come Toni, Lucchi, Verini, Ormezzano, poi Chicco Svizzero, i fratelli Pasetti, quindi Ceo Filippi. E sono veramente contenta, perché se sono qui è per una dimostrazione di amicizia che hanno
nei confronti di Rudy, e quindi per me è soddisfazione personale perché sono venuti, ma sono veramente felice per Rudy perché significa che sono veramente molto amici e hanno fatto tanti chilometri, si sono liberati da impegni di lavoro per essere qui, quindi sono veramente molto contenta. Sono campioni d'altri tempi con valori che ormai stanno andando un po' perduti, perché i campioni, quelli più giovani, non hanno lo stesso spirito di amicizia che avevano 40 anni fa.